Il professor Salotti è docente di storia e critica del cinema all'Università di Genova e per la Storia in Piazza, oltre ad aver tenuto un'altra relazione ieri, ha curato la rassegna di film insieme al circuito Cinema Genova che ha preparato come avvicinamento cinematografico alla Storia in Piazza di quest'anno. Lascio la parola al professore e lo ringrazio. Grazie, grazie. Al centro. Due anni fa, alla mostra del cinema di Venezia, fu ricordato e in qualche modo anche celebrato il cinquantenario della proiezione della Battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo. E proprio in quello che era nel 1966, Pontecorvo con questo film vinse il Leone d'Oro. Ora, La Battaglia di Algeri è un film nell'ambito, nella fattispecie degli anni 60, con una sua assoluta originalità e anche, diciamo, un coraggio. Nel senso che la guerra di Algeria era finita da pochissimo, nel 1962, creando molte lacerazioni, molti traumi naturalmente all'interno della Francia. E quindi questa cocente sconfitta, questa ulteriore perdita di una colonia, o comunque che era comunque però considerata come facente parte, ecco, della Francia, si aggiungeva alla perdita dell'Indocina nel 1954, con la battaglia di Dien Bien Phu, eccetera, eccetera. Per cui la Francia stava perdendo i pezzi del proprio impero, talvolta in una maniera pacifica, come era capitato per il Marocco e per la Tunisia, e in parte anche, insomma, per l'Africa nera. Siamo ancora lì nel Mali, va bene, i francesi sono ancora nel Mali in qualche modo per cercare di dirimere contese più o meno tribali, ma altre volte, invece, come nel caso dell'Indocina e dell'Algeria, con un impiego militare e con appunto effetti devastanti, anche presso l'opinione pubblica, soprattutto per quanto riguarda la guerra d'Algeria. Ora, questo per dire cosa? Che l'argomento guerra d'Algeria era rimosso, perlomeno al cinema. Non se ne doveva in qualche modo parlare. I francesi negli anni 60 tentano di non parlare della guerra d'Algeria, anche se questo è vero solo in parte. Perché? Perché in un ambito cinematografico insospettabile, e cioè all'interno della nouvelle vague francese, in tutt'altre faccende affaccendate normalmente, cioè in questioni più di estetica cinematografica, di riflessioni sul linguaggio filmico, eccetera, eccetera, tanto per capirci Godard, Truffaut, Chabrol, alla fine degli anni 50 c'è una sorta di ricambio generazionale all'interno del cinema francese, per cui appaiono i giovani, in qualche modo con protetti e favoriti sicuramente dai produttori francesi, che capiscono che è il momento di cambiare strada, di dare aria al cinema francese, di non inseguire più il cosiddetto cinema di papà, ben fatto, è come la commedia bien faite di un tempo, c'era il cinema ben fatto, ora forse bisogna fare un cinema volutamente mal fatto, sgrammaticato, volutamente non
osservante di una sintassi cinematografica, chi erano questi registi che in qualche modo venivano osteggiati dalla Nouvelle Vague, erano poi padri del cinema francese, Dante Guerra e anche degli anni 40, Carnet, Duvivier, eccetera, eccetera. Si salvava da questa specie di tabula rasa di distruzione del proprio passato forse Jean Renoir, che era amato dalla Nouvelle Vague, e in parte Bresson, anzi sicuramente Bresson. Ora, tutta questa chiacchiera per dire cosa? Che il secondo film di Godard, che aveva esordito nel 1960 con A bout de souffle fino all'ultimo respiro, il secondo film si chiama Les Petits Soldats. E in questo film Godard, con una leggerezza assolutamente spericolata, affronta il tema dell'Algeria. Ma lo affronta in termini apolitici, cioè da giovane che forse si interessa appunto più a come fare un film, si interessa più a considerare il cinema la materia prima del cinema, piuttosto che usare il cinema per rispecchiare una realtà come quella incandescente, va bene, come quella della guerra d'Algeria. E fa Godard un film che lui chiosa in questo modo, giustifica in questo modo. Spesso si legge sui giornali, o comunque è opinione corrente, che i registi della Nouvelle Vague facciano per vedere sempre della gente che va a letto. Allora, io ho fatto un film dove la gente non va a letto, in realtà non è vero, si va a letto anche in questo film, ma comunque in questo film si parla di politica anche, invece di parlare, non so, di del più e del meno, di quello che piace o non piace, dei film che si amano o si detestano, eccetera, eccetera, si parla anche di politica. Ora, il problema qual è? Che Godard ambienta il film in un posto assolutamente eccentrico rispetto al teatro di guerra, che potrebbe essere duplice, perché non è soltanto l'Algeria o Algeri nello specifico, ma anche Parigi. È una guerra che si combatte tra Parigi e Algeri, senza esclusione di colpi. Mentre Godard, che peraltro era stato educato in Svizzera, aveva vissuto parecchio in Svizzera, nella Svizzera francese, diciamo, di lingua francese, ambienta questo film a Ginevra e fa una specie di noir, di giallo, una specie di B-movie americano, con una spy story dove il protagonista è un finto fotografo che in realtà è un killer o comunque un membro di una organizzazione terroristica di destra, che non è però l'OAS, anche perché se avessi citato l'OAS gli avrebbero messo le bombe sicuramente alla prima proiezione, va bene? Però si capisce che probabilmente il capo di questa organizzazione è un pujadista, ovvero un'altra organizzazione di destra, va bene, che nel reticolo, va bene, molto complesso della destra francese, che io non mi so ritrarre perché non sono uno storico, questo personaggio che si chiama Bruno, che sarebbe il protagonista del film, ha l'incarico a Ginevra, in questa città perfetta, tutta linda, eccetera, eccetera, e che invece diventa un teatro di scontro tra filo francesi, chiamiamoli così, e filo algerini, d'accordo? Per cui ha l'incarico da questa organizzazione di uccidere un commentatore radiofonico filo algerino. Però lui è un killer riluttante, non ha molta voglia, insomma preferisce in fondo andare a letto con Anna Karina, che poi diventa la moglie peraltro di Godard, che finge di essere una modella, ma lei, la faccio breve, è a sua volta membro
di un'organizzazione terroristica algerina, invece. Quindi il teatro dello scontro è a Ginevra, va bene, una specie di non luogo. Ora veniamo al dunque, veniamo al sodo. Che cosa irrita profondamente, perché è come se Godard entrasse in maniera un po' spensierata, gamba tesa, dentro un problema molto complesso, mostra una scena di tortura. E come sappiamo, la tortura era un argomento dibattutissimo durante la guerra d'Algeria. Naturalmente i parà, come vedremo nella battaglia di Algeri, torturano gli algerini, quelli dell'FLN, eccetera, eccetera, eccetera. Godard fa il contrario, ovvero ci fa vedere sì la tortura, ma praticata dagli algerini, cioè dai filo algerini, invece sul killer bujihadista di destra. Va bene? E ci mostra, ed era qui un po' il punto a cui volevo arrivare, come la tortura sia una cosa assolutamente normale e praticabile. Ovvero, dove si tortura? Non in qualche oscuro garage olimpo come all'epoca di Videla in Argentina, con i desparecidos poi. Non si pratica nemmeno in qualche carcere di estrema sicurezza, non so, a Guantanamo, non so. Ma invece si pratica in un elegante condominio di Ginevra, dentro un appartamento assolutamente borghese, dove ci sono dei giovani che sicuramente noi conosciamo, va bene, che possono essere certamente anche nostri figli, ecco, i quali hanno delle bellissime librerie, parlano, una ragazza scrive a macchina, non si sa bene cosa, forse una tesi di laurea, legge Mao Zedong, legge Lenin, va bene, quindi legge delle cose giuste, corrette, però nel bagno si sta, appunto, mentre lei legge e scrive, altri due compagni torturano in una maniera estremamente casalinga e rudimentale, ovvero alla portata di tutti e quindi anche nostra, il nemico Bruno. E lo torturano con i fiammiferi, semplicemente. Hanno sì le manette, ammanettato dentro il bagno, nella vasca. Viene torturato con l'acqua, metodo classico, mettendo un panno soffocante sul viso. Addirittura le scosse elettriche vengono praticate con una dinamo tipo da bicicletta, no? Azionata a mano, va bene? Sembra quasi che non ci credano, ecco, a questo. Insomma, una tortura fai da te, non da professionisti. Allora, è come se Godard dicesse: la tortura per chi la pratica diventa una cosa assolutamente normale. E questo suo modo, diciamo, indifferente, scandalizza poi sia a destra che a sinistra, tanto che il film, dopo una prima visione dove provoca assolutamente sconcerto, viene ritirato dalla, anzi non viene distribuito, uscirà soltanto nel 1963. Ora siamo nell'epoca comunque in cui l'OAS è ancora attiva, perché l'OAS ha dei colpi di coda molto lunghi, va bene, che durano anche dopo gli accordi di Evian e la fine della guerra di Algeria ai primi di luglio del 1962. Pensate, agli attentati a De Gaulle, che vengono anche rievocati in un film tratto, che tutti probabilmente noi avremo visto, tratto da Forsyth, da un bestseller di Forsyth, Il giorno dello sciacallo, in cui si rievoca un attentato a De Gaulle da parte dell'OAS. Tra l'altro, scusate, concedetemi un po' di campanilismo, un po' di la compagna, ora faccio una cosa, la compagna. C'è una scena girata a Genova, in cui questo killer inafferrabile e imprendibile
pagato dall'OAS per fare un attentato molto ben organizzato da lui, viene proprio a Genova, nel centro storico, a comprare questo fucile smontabile e che si può celare dentro una stampella. Perché lui si presenta sui Champs-Élysées durante la parata del 14 luglio con, come un reduce di guerra, quindi gli concedono di passare, insomma la polizia non sta lì a guardare troppo per il sottile, e lui viene a Genova e va a comprare il fucile da Cyril Cusack, vabbè, un attore inglese, e va ai Trogoli di Santa Brigida. Ora io mi ricordo che quindi un luogo giusto, insomma, per andare, o almeno una volta. Poi a un certo punto, suscitando una grande ilarità presso il pubblico genovese, Cyril Cusack incautamente dice a Fox, che è l'attore che interpreta la parte del killer, anzi risponde, dice: ma dove lo posso provare? E Cyril Cusack dice: nella foresta di Monte Moro, dove probabilmente non c'è un albero, dall'epoca di Andrea Doria, non so, avevano già tagliato gli alberi da epoche per fare le navi, no? Non so, forse i bambini andavano, io quando ero bambino andavo a piantare l'albero sul Monte Moro, da quanto era calvo e spennacchiato, va bene. Vabbè, insomma, ora vi dicevo, ecco, questo, magari poi vedremo questo pezzo di film. Un altro film che parla della guerra d'Algeria, film anche questo insospettabile, perché insospettabile perché o parzialmente insospettabile perché è girato da Alain René. E Alain René normalmente viene associato in una maniera un po' non tanto pertinente alla Nouvelle Vague, comunque è di quella generazione, no, che debutta negli anni 60. E René, che aveva girato film come Hiroshima Mon Amour, va bene? Come Notte e Nebbia, gli argomenti erano molto forti, i campi di sterminio in Notte e Nebbia, Hiroshima Mon Amour, l'occupazione nazista in Francia da una parte e la bomba atomica a Hiroshima. Ora, in realtà, più che assimilabile a Nouvelle Vague, questi registi che comprendono Margherita Duras, Alain Robbe-Grillet, eccetera, eccetera, sono più assimilabili all'esperienza letteraria del Nouveau Roman, all'École du Regard, eccetera. Quindi un cinema che ha una base fortemente letteraria, al contrario della Nouvelle Vague. Ora, in questo film, Muriel, che è un film del 1963, quindi esce contemporaneamente, di fatto, alle Petit Soldats quando viene rimesso in circolazione, questo film ha un tono da commedia, ambientato a Boulogne-sur-Mer, però c'è un protagonista maschile, un giovane, che si chiama Bernard, che è un reduce dall'Algeria. Altro tema che sicuramente fa drizzare le antenne all'epoca. Parlano dell'Algeria, addirittura il reduce. Ora, in questo contesto volutamente da commedia, dove i personaggi, adesso non indugio troppo per non annoiarvi, rievocano il passato, cercano di riallacciare il rapporto col proprio passato sentimentale, un film molto sentimentale questo, sono storie d'amore in fondo che si raccontano, di amore, di speranza, di delusioni, eccetera, eccetera, di illusioni soprattutto. Il giovane Bernard è l'unico invece che vuole fare i conti con il presente, non vuole idoleggiare il passato sentimental romantico. Lui non può cancellare il ricordo di avere praticato la tortura insieme a compagni d'armi in Algeria, assieme a compagni, amici che stanno nella stessa cittadina di mare, no? A Boulogne, città martire, non so, dopo la Normandia, dopo lo sbarco in Normandia, eccetera. Per cui proietta continuamente un filmino a 8 mm a colori che è stato girato
dai commilitoni, e su questo filmino, che è il presente, non è il passato come per la Matrigna e per gli altri personaggi del film, cerca di affrontare le proprie responsabilità. E come le affronta? Disprezzando in fondo tutti questi quartetti, terzetti, quintetti, va bene, che si intrecciano in casa sua, di grande tessitura, di grande complessità, diciamo da commedia, uccidendo proprio l'amico Robert di Boulogne, che ha praticato in maniera più crudele e in qualche modo definitiva fino alla morte la tortura su questa ragazza algerina che lui chiama Muriel. Ecco, questi sono forse gli unici due esempi di sensibilità da parte del cinema francese negli anni 60, voglio dire, nei confronti della guerra d'Algeria. Solo un italiano poteva affrontare direttamente, di petto, senza inibizioni, il tema della guerra d'Algeria. E Gillo Pontecorvo è molto titolato. In che senso? Gillo Pontecorvo appartiene a quella generazione che debutta anche lì con un turnover generazionale negli anni 60, insieme a registi come il nostro Montaldo, come i fratelli Taviani e altri, Pancini, Rosi, Petri, eccetera, eccetera, di fatto molto vicini al Partito Comunista o comunque alla sinistra. Ma Pontecorvo è veramente engagé e organico al Partito Comunista. Tutti, più o meno si sappiamo, lui è di illustre famiglia pisana, in famiglia sono tutti biologi, i maschi sono i fratelli, un biologo, un altro caso clamoroso, Bruno Pontecorvo, famiglia di origine ebraica naturalmente. Bruno Pontecorvo è un fisico nucleare, e era uno dei ragazzi di Panisperna del gruppo di Fermi negli anni 30, poi si trasferisce negli Stati Uniti durante la guerra, non lo fanno lavorare al progetto Manhattan della bomba atomica perché è dichiaratamente comunista. Poi alla fine della guerra si trasferisce in Inghilterra, lavora alla bomba atomica inglese e poi scappa, non si sa più niente di lui insieme alla moglie, e poi lo ritrova in Russia e diventa un fisico che lavora per i russi. Va bene? Ecco, quindi abbiamo un background, d'accordo, ecco, di sinistra, ma nel senso proprio sovietico, ecco, del termine. Gillo fa la resistenza ed è un giovane quadro del Partito Comunista dopo la fine della guerra, frequenta Amendola, conosce Secchia, è molto protetto da Trombadori, eccetera eccetera. Addirittura il suo primo film che si chiama Giovanna è un episodio, per un mediometraggio inserito in un film a episodi, è concepito dalla Repubblica Democratica Tedesca, va bene, e lui si trova in compagnia del fior fiore dei registi più assimilabili all'URSS, cioè Joris Ivens, Gerassimov, è uno che faceva i film su Stalin, non so, negli anni 30, cioè un paladino del realismo socialista, Cavalcanti, che è un brasiliano francese, però in realtà è un regista francese, quindi una sinistra dura e pura, diciamo. Il suo primo vero film a soggetto, che è La grande strada azzurra, una storia di pescatori di Frodo, dove però c'è una star come Yves Montand, ma Yves Montand, insomma,
era anche lui titolato per far parte del cinema di sinistra, un cinema di sinistra. E dicevo, vince un premio a Karlovy Vary in Boemia, siamo nella ex Cecoslovacchia, e vincere un premio a Karlovy Vary voleva dire vincere il Festival di Venezia sovietico o comunque del blocco dell'est, va bene, oltre Cortina, Karlovy Vary, centro termale, insomma, eccetera, eccetera. Quello diceva Karlovy Vary aveva sicuramente delle medaglie, va bene, in questa accezione, diciamo, sovietica. Ora, vi dicevo, dopo aver fatto Capò, che è un film sui campi di concentramento, eccetera, eccetera, un film però interpretato ancora una volta da una star, che è Susan Strasberg, che è la figlia di Strasberg, il fondatore dell'Actor Studio a New York, da cui escono tutti, Marlon Brando, bla bla, James Dean, eccetera, eccetera, fa un film del tutto diverso, che è appunto La battaglia di Algeri. Perché? Perché La battaglia di Algeri è un film che in Italia nessuno vuole produrre. Perché? Perché il presidente della Repubblica francese è De Gaulle. Ora, sembrava alquanto, almeno indiscreto, va bene, mettere il dito nella piaga della guerra d'Algeria e creare incidenti diplomatici con la Francia di De Gaulle, il quale è vero che si disimpegna dalla guerra d'Algeria, e in fondo lui è un po' il promotore degli accordi di Evian in Svizzera, che poi portano di fatto all'indipendenza, accettata, ecco, fa accettare ai francesi l'indipendenza. Ecco perché l'OAS poi gli fa gli attentati, va bene, l'OAS e i Pied-Noir che ritornano dall'Algeria detestano De Gaulle perché sembra un venduto al nemico. Quindi ci voleva un certo coraggio, ecco, per fare un film del genere, tanto che quando il film viene proiettato a Venezia, la delegazione francese, cioè la premiazione, si alza ed esce compatta. Non importa se fossero di destra o di sinistra, ma comunque non pensano che Pontecorvo non debba ricevere un premio per un film del genere. Ed è un film che non sono scontenta teoricamente, genericamente a destra, ma anche a sinistra. Questo film provoca qualche perplessità. Perché? Perché sembra un film che si racconta un episodio, va bene, concentrato tra il 1954 e il 1957, ma di fatto racconta tra il 56, due anni, 56-57, soprattutto il 57. Però la lotta di liberazione algerina sembra non avere delle motivazioni profondamente analizzate in senso politico. Cioè sembra non essere letta come una lotta sostanzialmente anticapitalista, come una lotta che si inserisce generalmente nel movimento terzomondista, va bene, che poi negli anni 60, insomma, quella latinoamericana, insomma, dopo Cuba, Che Guevara, eccetera, eccetera. Faccio un attimo, scusate, mi permetto ancora un po' la compagna, un altro momento genovese, ecco, perché questo ci terrei invece a dirlo, perché a proposito del cinema terzomondista latinoamericano, Genova può vantare una rassegna di film molto barricaderi latinoamericani che mai si erano visti. Cioè, non so se avete mai sentito, forse sì, Glauber Rocha, Rui Guerra, va bene? Ecco, questi registi vengono conosciuti, che chiaramente hanno una grande predisposizione per le lotte di indipendenza o comunque di affrancamento
da un potere più o meno autoritario, se non tirannico. Ecco, questi film vengono conosciuti a Genova e, incredibilmente, potrebbe sembrare, chi è che organizza questa mostra, questa rassegna del cinema latinoamericano che poi viene replicata? Beh, un gesuita, va bene, siamo già una specie di anticipatore di Francesco, d'accordo? Un altro gesuita che non ha certo paura del cinema, che si chiamava Padre Arpa. Io l'ho conosciuto, va bene, dirigeva il Colombiano, eccetera. Va bene, Tupamaros, no, scusa, perché sto salutando un mio amico che si occupa dei Tupamaros, ecco. Scusate. Allora, torniamo alla battaglia di Algeri. Ora, le critiche dicevano, ma insomma, io mi ricordo di aver letto recentemente, ecco, per fare i compiti a casa, ecco, e poi venire qui a fare due chiacchiere con voi, una rivista che si chiama Cineforum, che era una rivista dei cattolici del dissenso allora, e che c'è Zambetti che fa una recensione del film che è uscito, siamo nel 1967, è un numero del 1967, che fa appunto queste critiche di superficialità politica al film di Pontecorvo. Altri invece, specialmente anche negli Stati Uniti, leggono, questo film piacque moltissimo negli Stati Uniti, fu addirittura, ebbe anche una nomination all'Oscar, e addirittura qualcuno scrive, ma in fondo è un film molto didattico, ecco perché mi sono inventato questo titolo lì per lì, sulla didattica della rivoluzione. Perché? Perché qualche critico americano dice, hanno fatto tesoro, io non so poi se sia vero, ve lo riferisco, tanto per capire qual è la suggestione che poteva provocare un film del genere. Tanto che le Black Panther, le Pantere Nere, guardavano questo film per impratichirsi e impossessarsi dei metodi di guerriglia urbana e di terrorismo urbano. Va bene. Altri invece dicono, no, è Videla, sono i torturatori argentini che si sono impossessati delle pratiche di repressione, di tortura dei parà sui patrioti, chiamiamoli così, algerini. Va bene, per cui insomma ce n'era per tutti. Va bene. Perché effettivamente è un po' un film didattico. Cosa voglio dire? Non è un film dove ci sono degli eroi, dove ci sono dei protagonisti, non è un film strutturato in maniera romanzesca, come normalmente invece è il cinema, insomma il cinema commerciale. È un film invece che ci espone una prassi di rivoluzione e di controrivoluzione. Quali sono i metodi della rivoluzione urbana e quali sono i metodi della controguerriglia urbana? Quindi è un film di prassi e di metodologie, non è un film di psicologie dove ci sono dei personaggi. I personaggi sono le espressioni di un atteggiamento positivo o negativo, naturalmente, nei confronti della rivoluzione. Tant'è vero che in questo film non c'è un attore professionista. L'unico attore professionista è Jean Martin, che interpreta la parte, ora lo vedremo, che interpreta la parte del colonnello Mathieu, che adombra la figura del generale Massu. Naturalmente Pontecorvo fa un film, non è che fa un grosso saggio sulla guerra d'Algeria, cioè non è che può espandersi alla guerra guerreggiata fuori d'Algeri, ai confini con la Tunisia, nella zona di Costantina, eccetera. Deve concentrarsi e si concentra su, di fatto, 2 anni di rivoluzione nella città di Algeri.
E la città di Algeri diventa il teatro della lotta, questa città divisa nettamente in due parti, la parte abitata dai bianchi, che è quella sul mare, la parte abitata dagli arabi, dai musulmani, che è la Kasba. Invece possiamo chiudere quella porta in qualche modo, scusa perché si apre continuamente e si chiude. Ora però dovrei farvi vedere un pezzo di film, perché ho parlato anche troppo, e vorrei iniziare da un brano di film che magari non è molto spettacolare, anche se poi vedremo una parte magari un po' più coinvolgente ed emozionante, perché probabilmente la guerra d'Algeria è la prima guerra, o comunque è la prima guerra in cui ciò si afferma in una maniera clamorosa, che viene combattuta non soltanto con le armi, ma anche con i media. Cosa voglio dire, tanto per intenderci? Quando durante la guerra del Vietnam, non so, McNamara diceva: noi in Vietnam dobbiamo combattere con una mano legata dietro alla schiena, perché per noi sarebbe facilissimo bombardare a noi per 2 mesi tutti i giorni e finiamo la guerra lì. Questo lo pensava McNamara. Non so poi se fosse vero, ma certo che la sproporzione delle forze in campo poteva giustificare questo. O gli tiriamo una piccola bomba tattica, piccola atomica su a noi e la finiamo lì. Non lo possiamo fare perché? Perché c'è in questa strategia rivoluzionaria del Davide che combatte contro un Golia imperialista, in questa strategia grande affidamento si fa a un fronte interno del nemico che viene spezzato attraverso i media e attraverso la pubblica opinione. La guerra del Vietnam viene persa a causa delle proteste giovanili che dividono il fronte militarista americano. Viene combattuta attraverso i media. Non si può fare la guerra con le truppe televisive accanto. Ma quando mai, va bene, è successo questo? È per quello che perdiamo. Perché tutto quello che noi facciamo, ogni operazione bellica, viene poi filmata e viene riproposta in televisione. Che bello il tempo della censura, va bene, quando c'era una specie di blackout assoluto. Guardate che uno dei motivi del successo della rivoluzione di ottobre è il fatto che già dalla rivoluzione di febbraio nel 1917 non c'è più la censura al fronte, per cui tutti possono guardare quello che succede, ovvero possono constatare le sconfitte clamorose dei russi, delle offensive di Brusilov, non so, in Galizia, eccetera, eccetera, nella Prussia, dalle parti più o meno, o anche nella parte occidentale, e tutto questo viene immediatamente riportato dai giornali, per cui anche i soldati al fronte sanno che quegli altri in un altro fronte stanno terribilmente perdendo. Allora la guerra è perduta, allora quasi quasi bisogna fraternizzare col nemico, quasi quasi hanno ragione i bolscevichi a fare i pacifisti e a dire: abbandonate i fucili e tornate a casa. Istigazione, invito alla diserzione, e quei soldati che disertano grazie all'abolizione della censura finiranno tutti più o meno a ingrossare le file dei bolscevichi. Va bene, allora partiamo da una conferenza stampa dove c'è appunto la presenza dei giornali, un po' intimiditi dall'autorevole Mathieu, che peraltro è interpretato da questo Jean Martin, l'unico attore professionista, che era uno
proprio per contrasto con il suo aspetto così militaresco e anche dotato di un certo fosco fascino, era uno dei firmatari del manifesto dei 121, favorevoli in Francia all'indipendenza dell'Algeria. E se leggiamo i nomi dei 121 ci troviamo, sono Sartre, persino Aron, va bene, Raymond Aron, che uno insomma insospettabile, non è certo di sinistra, ma era un filosofo. Tutto il gruppo del Nouveau Roman, Robrier, Duras, Alain René, l'unico della Nouvelle Vague è Truffaut, va bene, che firma, eccetera, eccetera. Per cui diciamo che tutto il parterre, il pantheon, ecco, degli artisti francesi più giovani, ecco, naturalmente Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, eccetera, eccetera, ecco, non Camus, poi magari ne parleremo perché non Camus, perché Camus è un pied noir. Camus è un pied noir. La cosa è molto complessa, è molto sofferta. Questo che, per dirvi cosa? Che naturalmente la storia è fatta da quelli che vincono, non da quelli che perdono. Noi non leggiamo la rivoluzione di ottobre di Kerensky, ma leggiamo la rivoluzione di ottobre scritta, non so, da Trotsky o da Stalin, non so, anche se Trotsky sarà un perdente. Però noi non sentiamo la voce dei pieds noirs, di quelli che vengono in fondo cacciati dall'Algeria. Se volete sentire la voce dei pieds noirs, dovete leggere, bisogna leggere, devo leggere, magari, l'ultimo libro incompiuto di Albert Camus, che si chiama Il primo uomo. Il primo uomo. Fu fatto recentemente, un 4-5 anni fa, un film anche da questo di Gianni Amelio. Però se leggete il libro c'è un pezzo che secondo me è straordinario, ecco, per comprendere le ragioni dei vinti. C'è un uomo, un colono, un fattore, uno che ha una fattoria, il quale dice: dovremo sicuramente andarcene, io sono un viticoltore e quello che ha fatto mio padre, racconta di suo padre, sapendo che poi doveva tornare nella Francia metropolitana, ha preso il trattore e ha distrutto tutte le viti. Però il padre e anche questo fattore ha un certo rispetto per gli algerini. Scusate, devo esprimermi un po' volgarmente, ma riporto più o meno quello che dice Camus, perché loro hanno i coglioni e anche noi ce li abbiamo. Chi non ce l'ha è il governo di Parigi. Per cui il vero odio non è tanto contro gli algerini, quella è una guerra, è un nemico, tu ammazzi me e io ammazzo te, tu torturi me e io torturo te. Ma il problema, e quindi magari un giorno chissà potremmo anche rimetterci d'accordo, questo in fondo è l'utopia di Albert Camus, forse potremo ritornare, secondo me è possibile una fraternità tra bianchi e neri, perché noi non siamo i colonialisti inglesi, noi siamo dei francesi algerini, va bene, che coltivano la terra insieme agli algerini. È chiaro che poi la manodopera algerina, io sono il padrone, non sono proprio lì con la frusta, ovvero, questa è la loro logica naturalmente, per cui forse un giorno potremmo ancora collaborare. E l'idea di Camus è questa idea utopistica, buonista diremmo oggi, di riproposizione di una sorta di fratellanza impossibile, d'accordo? È chiaramente un'utopia. Va bene, scusate, mi zitto perché sennò non finiamo più. Allora, possiamo vedere questo, il film, grazie, con Massù. Eravamo partiti da Massù, siamo finiti a Albert Camus. Colonnello Mathieu, il portavoce del ministro residente, il signor Morlaine, ha dichiarato che l'Arbi Ben Midi si è suicidato nella propria cella impiccandosi con pezzi di camicia con cui aveva fatto una corda che aveva poi assicurato alle sbarre della finestra. In una precedente dichiarazione,
Lo stesso portavoce levatevi. Aveva precisato che a causa del proposito già espresso di evadere alla prima occasione, si era ritenuto necessario tenere continuamente il detenuto Ben Midi con le mani e i piedi legati. Secondo lei, colonnello, in tali condizioni un uomo è in grado di strappare la camicia, farne una corda e fissarla ad una sbarra della finestra per impiccarsi? Dovrebbe rivolgere questa domanda al portavoce del ministro. Non sono io che ho fatto quelle dichiarazioni. Da parte mia, le dirò che di Ben Midi ho avuto modo di apprezzare la forza morale, l'intelligenza e l'attaccamento da lui dimostrato ai suoi ideali. Per questo, pur ricordando il pericolo che rappresentava, non esito a rendere omaggio alla sua memoria. Colonnello Mathieu, si è molto parlato in questi ultimi tempi non soltanto dei successi ottenuti dai paracadutisti, ma anche dei metodi che da loro verrebbero usati. Lei può dirci qualcosa in proposito? I successi ottenuti sono i risultati di quei metodi. Gli uni presuppongono gli altri e viceversa. Scusi, colonnello. Io ho l'impressione che forse per un eccesso di prudenza i miei colleghi continuino a fare delle domande allusive alle quali lei non può rispondere altro che allusivamente. Penso che sarebbe molto meglio chiamare le cose con il loro vero nome. Se si vuol parlare di tortura, si parli di tortura. Capito. E lei non fa nessuna domanda? Le domande sono già state fatte. Vorrei solo delle risposte più precise, ecco tutto. Cerchiamo di essere precisi. La parola tortura non appare nelle nostre direttive. Noi abbiamo sempre parlato di interrogatorio come unico metodo valido in un'operazione di polizia diretta contro una banda di sconosciuti. Da parte sua l'FLN chiede ai propri membri, in caso di cattura, di mantenere il silenzio per 24 ore. Poi possono parlare. L'organizzazione ha avuto il tempo necessario per rendere inutile qualsiasi informazione da essi fornita. E noi, quale genere di interrogatorio dovremmo scegliere? Quello usato dai tribunali che per un delitto di omicidio dura qualche mese? La legalità è scomoda, colonnello. E chi fa esplodere le bombe nei luoghi pubblici rispetta forse la legalità? Quando avete fatto questa domanda a Ben Midi, ricordatevi cosa vi ha risposto. No, signori, credetemi, è un circolo vizioso. E possiamo discutere ore senza arrivare a una conclusione, perché non è questo il problema. Il problema è l'FLN vuole mandarci via dall'Algeria e noi vogliamo restarci. Ora a me sembra che, se anche con sfumature diverse, siete tutti d'accordo che dobbiamo rimanere. E quando è cominciata la ribellione non c'erano neanche sfumature. Tutti i giornali, anche quelli di sinistra, hanno chiesto che fosse soffocata. Noi siamo stati mandati qui per questo. E noi, signori, non siamo né pazzi né sadici. Quelli che oggi ci dicono fascisti dimenticano il contributo che molti di noi hanno dato alla resistenza. Quelli che ci dicono nazisti non sanno che tra noi ci sono dei sopravvissuti di Dachau e di Buchenwald. Noi siamo soldati e abbiamo il dovere di vincere. Quindi, per essere precisi, adesso pongo io a voi una domanda. La Francia deve rimanere in Algeria? Se rispondete ancora sì, dovete accettarne tutte le necessarie conseguenze. Thank you.
È un medico pugnalato. Momento di fare gli eroi, non serve a niente. Certo. Mi dia il megafono. Subito. Ecco, questo, scusate, il film inizia nel 1900, in questa data. Questo è tutto il film è un flashback. Se continuate così, bene, non vorrei essere al vostro posto quando sarete presi. Perché vi prenderemo alla fine, e lo sapete anche voi. Arrendetevi. Se lo fate subito, vi prometto che non sarete toccati. Dai, ma ci fermiamo regolare qui, perché veramente non va bene. Chi è che non so, ditemi voi, quando mi devo fermare, non so quanto tempo ancora per parlare. Insomma, io vado avanti. Allora, no, grazie, non ho ancora finito. Allora, vi dicevo, in realtà il film racconta non una vittoria, ma una sconfitta. È la storia della sconfitta dell'FLN, provvisorio. Allora, la lotta di liberazione attraverso il sistema prima del terrorismo, dello sciopero, e poi la ripresa degli attentati con una sorta di escalation, non so, con le bombe messe in un ippodromo addirittura, porta attraverso i sistemi repressivi del colonnello Mathieu che abbiamo visto, a una sconfitta dell'FLN, per cui vengono eliminati prima quel MD di cui ha parlato, quello che è stato suicidato in carcere, che sarebbe un po' Lenin, cioè lo stratega della rivoluzione di ottobre. Poi vengono eliminati, ed è anche il braccio armato, va bene? E infine gli ultimi resistenti, e cioè Ali Lapointe, che è invece il ragazzo del popolo, non è l'intellettuale, non è né Lenin né Trotsky, ma invece è il rappresentante del popolo, che si fa saltare in aria con il plastico. In fondo Pontecorvo adotta una strategia di racconto che è molto simile a quella di Rossellini. I film di Rossellini, per esempio, sulla Resistenza, finiscono sempre male, non finiscono bene, ma alludono a un futuro dove invece chi ha combattuto dalla parte giusta verrà premiato. Va bene? Poi il bene, non so, si afferma. Anche questo film segue un po' la falsariga narrativa di Rossellini e soprattutto ha una vocazione fortemente realistica. Pontecorvo parla addirittura di dittatura della verità. Cosa voglio dire? Che vuole fare un film anticinematografico, nel senso che non ci sono attori, non ci sono set, non c'è la finzione del cinema, tutto deve essere vero. Gli attori sono presi dalla strada. In fondo il protagonista proletario del film è uno che non so dove ha incontrato per caso, cioè alla maniera di Rossellini, dei primi film neorealisti di Rossellini. Ma soprattutto quello che conta, non soltanto girare nei luoghi reali dove si svolsero i fatti, ma soprattutto dal punto di vista cinematografico, riuscire a ottenere un effetto da reportage, di realtà
colta all'improvviso, colta dal vivo, come se fosse una troupe televisiva, non una troupe cinematografica dotata di una perfetta pellicola pancromatica. Addirittura pensate che lui usa una pellicola molto morbida, ora scusate devo usare qualche termine tecnico, perché? Perché sa che lui farà un procedimento che si chiama controtipatura, ovvero dà un positivo, quello morbido, creerà un negativo. Da quel negativo creerà un altro, un positivo, e continuerà così. Perché fa questo? Per sporcare la pellicola, per sgranare la pellicola e soprattutto per renderla, in gergo si dice, dura. Dura come una pellicola non particolarmente sensibile, raffinata, con dei contrasti di luce molto forti. Perché? Perché simula il reportage televisivo girato con una macchina da presa, allora non c'era la telecamera. Quindi, molto spesso usa la camera a mano, bene? Quindi usa una camera leggera che lo stesso Pontecorvo molto spesso gira lui stesso. Ecco, questo è un effetto assolutamente sconvolgente per il critico cinematografico, ma anche per il pubblico che a volte si domanda: ma è un documentario o è un film? Probabilmente queste immagini sono tratte da qualche repertorio. No, tutto è finto, è assolutamente finto, ma l'effetto è quello di verità. Poi avete visto che nella scena, per esempio, della tortura, usa una forma che non risale certo a Rossellini, ma risale invece a Eisenstein, cioè accosta delle immagini, delle inquadrature in una maniera fortemente simbolica per provocare delle metafore. È evidente che non c'è la madre in lacrime mentre stanno torturando il figlio. Cioè non è la Madonna che vede torturare Cristo o crocifiggere, è evidente, con la musica di Bach sotto. Vedete l'intrusione del cinema. Addirittura, tra l'altro, questo film è un film molto compatto dal punto di vista visivo e la musica crea una specie di andamento quasi sinfonico, musicale, tanto che un critico americano disse, e questa osservazione piacque molto a Pontecorvo, che era un film, quasi un musical sulla rivoluzione, lo vedeva così. Ed effettivamente però la musica di Morricone, quei tamburi, quelle percussioni sono inventate da Morricone, che forse è una delle sue partiture più interessanti, che rimangono assolutamente nella memoria, così come l'urlo delle donne algerine, d'accordo, con la lingua che batte sul palato, non so come, questo urlo incessante, bene, che invita alla rivolta, alla rivoluzione, alla presa di coscienza, eccetera, eccetera. Tanto che, vi dicevo, persino un regista assolutamente cinefilo del nostro tempo, della nostra contemporaneità, che è Tarantino, in un film che probabilmente abbiamo visto tutti anche l'altra sera, forse in televisione, che è Bastardi senza gloria. L'avete visto Bastardi senza gloria? Ecco, quando il gruppo di ebrei scannatori, va bene, che ammazzano i tedeschi, no? Questa specie di comando spietato che addirittura vogliono lo scalpo dei nazisti, va bene, questo fantafilm, in qualche modo, ottimistico nel finale, va bene, a un certo punto c'è una scena in cui questo comando, capitanato da Brad Pitt, libera un nazista, cioè un tedesco antinazista, killer, spietato, va bene, o comunque dissidente nei confronti dei suoi, e lo liberano in un fosco carcere. Ecco, questa scena utilizza le percussioni di Morricone di questo film, va bene, che crea
un andamento epico, lo sentite, ecco, questa scansione assolutamente, assolutamente musicale. Ora vi dicevo, il film però, sì, tempo scaduto. No, va bene. No, così questo è perentorio, è scritto, guardate, è scritto enorme proprio. Ecco, se per caso, ecco, fossi distratto, bravo. D'accordo, va bene. Allora, non posso ovviamente farvi vedere gli altri film di cui forse vi ho parlato troppo, e quindi vi ringrazio della vostra pazienza e della vostra attenzione. Grazie.